Benvenuti su Come è fatto, un programma che mira a soddisfare le curiosità che attanagliano le persone ogni giorno. Tu che ti chiedi da sempre, ma come sono fatti i sassi? Come sono fatti i maestri di sci? Come sono fatti i bunker antiatomici egiziani? Come sono fatti i bambini? Che macello, perderò il lavoro! Beh, oggi avrai una risposta! Oggi trattiamo i pistoni idraulici! Per fare un pistone idraulico, ovviamente si parte da un cilindro metallico, tagliato accuratamente dagli alberi d'acciaio. Questo con massima precauzione in modo che l'albero non soffra. A questo viene impiantato un palo elaborato con tecniche nanobulliche di ultima generazione. Ora, per far svolgere il suo moto unidirezionale, abbiamo bisogno di un mago nero. Scusa zio, ma non serviva l'olio per farlo muovere? Come si vede che non hai mai giocato Dark Souls? La formula matematica che stabilisce il moto del pistone è molto semplice. Basta elevare la magia nera al quadrato, moltiplicarlo per lo spazio tra te e una mucca. Questo ci fa capire che bisogna bilanciare bene la magia nera, altrimenti otterremo un moto o troppo moscio o troppo potente. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima puntata!